Professor Agostino Mazzella all'Associazione Luca Brandi qui a Ischia Porto per due giorni della scuola Scienze e Società con i ragazzi sul tema dell'acqua, un'isola d'acqua è il nome dell'appuntamento. È un convegno organizzato e promosso dal Circolo Sadul, sono ben 15 anni che si ripete questa esperienza annuale, questo appuntamento annuale dei convegni Scienze e Società su un'idea del nostro grande concittadino Pietro Greco che ci ha lasciato 3 anni fa, su un'idea di fondo, cioè quella di far incontrare studiosi delle diverse discipline in un momento di dialogo, in un'esperienza proprio intradisciplinare che apre gli orizzonti sicuramente agli studenti, infatti per questo abbiamo un rapporto ormai consolidato con il liceo che porta avanti questa esperienza da ben 15 anni, come dicevo. Ecco, queste giornate noi studieremo appunto il tema dell'acqua, che abbiamo già affrontato lo scorso anno su un piano più globale, questa volta su un piano invece locale. Il nostro focus è l'isola, però ci siamo resi conto che è un tema che sicuramente molto sentito, anche perché gli stimoli del nostro contesto ambientale sono notevoli, c'è il mare, una risorsa enorme che va tutelata, le terme, un'altra grande risorsa che dovremo affrontare nella giornata di domani. Oggi abbiamo visto per esempio una relazione interessante appena della professoressa Ferrandino sul tema per esempio anche del mare e di come l'inquinamento marino può essere un gran danno anche per le varie specie. Proseguiremo nei prossimi giorni anche con degli studi più dettagliati sull'aspetto per esempio anche delle sorgenti di acqua potabile che potrebbero essere un apporto idrico per la nostra rete. Il problema che affrontiamo è quello dell'acqua dolce, per così dire, la cui dolcezza sta solo nel fatto che non c'è sale dentro, ma per quanto riguarda l'impatto talora è un'acqua amara perché fa anche molto danno e per quanto però si attenga non alla sua presenza ma a responsabilità umane che specialmente in una giornata come oggi a 60 anni dalla tragedia del Vajont ricordano quanto grave sia l'insipienza umana della gestione della risorsa idrica. Sono 7-8 anni, forse più di 7-8 anni che ho il piacere di venire ad Ischia in questa circostanza e dalle prime è stato sempre Pietro naturalmente che mi ha chiesto di venire. Abbiamo fatto molte cose insieme e abbiamo scritto insieme anche sull'acqua. Lui un libro, io la prefazione, io un libro, lui la prefazione. È un ricordo indelebile. E non passa inutilmente il tempo, si ricorda sempre.